puntata speciale di D'amore e d'arte. Siamo all'interno del nuovo Teatro Sanità. Mario Gelardi, amico, ci ha ospitato e in questa atmosfera bella, familiare. Oggi incontro Alessandro Gallo, scrittore, ma come lui preferisce definirsi, giornalista. È un incontro particolare, racconteremo Alessandro che ha comunque un vissuto di scelte coraggiose, di scelte intelligenti, ma scelte d'amore. L'amore che sposa l'arte, andiamo parafrasando quello che è il titolo di questa rubrica, e credo che nessuno come Alessandro veramente la identifichi. E poi racconteremo i suoi scritti che hanno segnato un momento, che hanno segnato delle storie, ma che soprattutto hanno raccontato delle emozioni. Alessandro, sei qui a Napoli per qualcosa di particolare, di speciale, che è un'opera teatrale che dura dal 20 qui al teatro. Non mi sono emozionata, aspettami, perché tu dopo tagliamo. Tu fai l'attore anche. Sì, com'è sì. Mai questa cosa? Adesso ti raccontavo. Ah, ok. Allora, gli attori sono io, perché ho coniugato giornalismo e teatro, narratore, autore e regista. Sono nato come attore e regista e poi mi sono avvicinato al giornalismo e ho fatto sì che il giornalismo diventasse materia per il teatro. Io mi definisco attautore, narratore. Attautore è bello. Nel senso che io spesso, molti spettacoli anche nelle scuole, parto da fatti di cronaca, parto dal giornalismo per poi fare del teatro e raccontare per ore storie, narrarle anche in modo buffo, appunto scimmie, è proprio il risultato del mio lavoro. Allora facciamo una cosa, non parliamo che non mi verrà affatto del male, perché altrimenti sembra che stiamo facendo solo la pubblicità. Sì, sì, lasciamo. Ok. Vado. Oggi la puntata di D'amore e d'arte verrà fatta qui al Nuovo Teatro Sanità. Mario ci ha ospitato, Mario Gelardi, sono con Alessandro Gallo. Finalmente incontro Alessandro che tra poco andrà in scena ed è per me un giorno importante, perché di Alessandro ho letto quello che ha scritto, ne ho letto la storia, una storia forte e particolare. Vive a Bologna Alessandro, ma è un figlio di Napoli, di quella Napoli spesso martorizzata, spesso tagliata, definita la parte brutta, la parte non giusta, mentre invece alla fine noi siamo sempre dalla parte giusta, soprattutto Alessandro con quello che fa. Sì, appunto, La giusta parte è stato una delle prime antologie dove Mario Gelardi mi chiese di raccontare la mia storia, che era la storia di un ragazzo di un quartiere difficile, che è Rione Traiano, che a 11-12 anni ha scoperto che una delle donne più importanti e più potenti della Camorra, la donna che gestiva i traffici illeciti, la donna mafia del suo quartiere, era appunto la propria cugina Cristina. Dopo questa scoperta, come qualsiasi ragazzo di quell'età, ne ho quasi approfittato, mi sentivo forte. Come forte in un quartiere dove c'era bisogno di avere un nome, qualcuno alle spalle. Assolutamente, quindi ero un ragazzo molto irrequieto, eravamo tanti ragazzi molto irrequieti. È successo, come racconto nella storia, nella giusta parte, che una professoressa decise di darmi una punizione, che poi oggi è diventato il mio mestiere. Quella punizione fu quella di fare un laboratorio di teatro, scrivere i testi per i miei amici e di metterli in scena. È successo appunto che mi innamorai di quello strumento che era la scrittura e il teatro, vincemmo un premio, che era il premio Giancarlo Siani, con la nostra scuola media, e da lì mi si aprì un mondo, che era appunto il mondo dell'arte, il mondo del teatro, a tal punto che poi mia madre decise fin dall'età di 13 anni di investire sulla mia formazione, ed era lei che mi prendeva da scuola e mi buttava nei teatri, che erano parrocchiali o non, a fare teatro, ma soprattutto a stare sulla scena come tecnico, come costumista. Facevo di tutto, l'importante è che passavo le mie notti in teatro, le passavo, mi accompagnavano a casa alle 2:30, 3 di notte, cose assurde. Una figura importante quella di tua madre. Io non voglio insomma essere infierire su quello che è stato comunque un tuo vissuto anche di dolore, Alessandro, perché comunque un papà che ha conosciuto la galera, tu che lo andavi a trovare, quindi il confronto con tante persone, tante realtà, tanti odori, tanti umori, tanti colori diversi in questa trafila di sequenza di carcere. Tua madre è stata una donna forte e sicuramente una donna importante proprio per te, per i tuoi fratelli. Ma io dico sempre che in tutti gli inferni che sono passato,
e che spesso molti di questi inferni, poi, specialmente quando hai appunto 14-15 anni e vivi in una città difficile come Napoli, tu sei convinto che quegli inferni sono l'unica possibilità, sono il tuo unico spazio di vita, tu ci devi stare in quell'inferno. Ho sempre detto che però io poi quando tornavo a casa c'avevo chi mi raccontava che non c'è solo l'inferno. Mia Certo. madre è sempre stata importante, cioè se fuori c'era il nero, in casa mia mamma portava solo il bianco. E per un ragazzo crescere in una famiglia dove seppur ci sono state una serie di dinamiche difficili, e che tuttora sono difficili, avere sempre come punto di riferimento una madre che tenta sempre appunto di raccontare il bello e di farti vivere il bello, sei già non a metà strada ma di più. Tuo padre stasera sarà qui, è un uomo che ha pagato i suoi errori con la giustizia, quindi vive la condizione di uomo libero che gode anche di quello che è il risultato di suo figlio, del lavoro di suo figlio, delle sue storie, storie che poi sono quelle di Napoli, una Napoli che però è anche un'Italia, perché tu hai scritto l'ultimo libro che è bellissimo e me ne hai regalato copia, Non diamoci pace, scritto a quattro mani con Giulia Di Girolamo, una donna che anche lei ha un bel vissuto e ha saputo fare le scelte, le giuste scelte. Oggi per te vivere, rientrare qui a Napoli ogni qualvolta, insomma, per lavoro, per presentazioni o perché chiamato, insomma, a parlare nelle carceri, vieni qua nella tua città, una città dalla quale ti sei allontanato per scelte, per lavoro, anche per dolore. Sì, devo dire la verità, io negli ultimi 2 anni che sto vivendo molto Napoli, io quando ho scelto di lasciare Napoli appunto dopo l'arresto di mio padre è stato per 7 anni in galera, è uscito da pochi mesi, ha pagato il suo prezzo con la giustizia, ho lasciato la città perché avevo voglia di scappare, l'ho sempre detto, io sono scappato. Perché sei scappato? Cosa ti ha spinto veramente? Cioè, è stato un insieme di cose o è stata una cosa in particolare che ti ha ferito, che ti ha fatto del male o che magari invece ti ha proprio motivato? Ma io dico sempre che sono scappato perché non riuscivo a fare teatro. Allora, quando si vive in una città difficile dove non riesci a poter fare il tuo mestiere, e lo vuoi fare perché vuoi appunto raccontare anche una storia di riscatto. Dico sempre, io Certo. volevo fare teatro perché la voglio raccontare un'altra città, la voglio raccontare l'altra faccia di Gomorra, che è importante, no? Sono storie di ragazzi come me, ce ne sono centinaia. Ci sono anche ragazzi che hanno storie molto più intense, molto più importanti delle mie. Certo. Quando non riesci a farlo, non riesci a formarti. Chiedere a dei formatori, formami come attore, come autore, come scrittore, perché proprio questo voglio raccontare. Ti senti frustrato e quindi decidi di andare via. Ho scelto Bologna, il DAMS mi ha formato, mi ha dato gli strumenti giusti per poi ritornare, come dire, con la corazza pronto appunto per combattere e poter raccontare le cose. Però è anche vero che credo che sia stato giusto così, nel senso che io è solo quando ho lasciato il centro, sono andato in periferia, quindi lontano dalla città, mi sono accorto di tantissime cose. Ho visto dei colori diversi, delle sfumature diverse, ho visto una città diversa che spesso quando ci sei troppo dentro non riesci a capire più davvero le differenze fra il bianco e il nero. E quindi questo allontanamento che è durato per circa 7 anni, perché poi appunto pian piano ci sto ritornando in città, mi ha dato moltissimo. Mi ha dato anche poi la possibilità di potermi confrontare con altri luoghi, con altri territori. Appunto poi per questo è nato il romanzo Non diamoci pace. Andare al nord convintissimo che il nord ti possa formare e convintissimo che tu ti puoi formare vivendo in pace con te stesso e con gli altri. Perché ti hanno raccontato che è un paradiso, ti hanno raccontato che lì esiste la bellezza, e ritrovarti invece nei luoghi che sono peggiori di un sud che tu hai lasciato, che tu hai abbandonato. Non diamoci pace nasce per questo, cioè raccontare quella mafia e raccontare pure quell'antimafia che vive e che attacca, ma l'antimafia che si difende in un territorio come l'Emilia-Romagna. A me mi spacciarono la regione dell'Emilia come appunto luogo per me di Quasi un riscatto. paradiso Un idilliaco. paradiso, mentre invece io non ci ho trovato nulla di diverso dal mio quartiere che è il Rione Traiano. Addirittura a un certo punto ho trovato gli stessi nomi, le stesse facce, gli Questo stessi clan. quanto scuote, no? Uno che va via da Napoli e
in una realtà quale, per chi non la conosce, insomma, Rione Traiano non sarà insomma proprio il massimo della violenza, però è un quartiere violento, un quartiere forte dove c'è stata la droga, dove si è sparato, dove veramente c'è stato di tutto quello che può essere un'azione di fare camorra, insomma camorra nel vero senso proprio più profondo, più intimo. Andare lì in Emilia-Romagna e dire ok, io qua sto tranquillo, vivrò in pace e scoprire appunto che i clan sono quelli, che si parla di rifiuti tossici, di droga, di tratta, quindi di utilizzo e violenza di donne che vengono qui da altri paesi convinti di trovare il riscatto, la pace, magari hanno le famiglie nei loro paesi e cercano di mandare il denaro e si trovano vittime di una prostituzione talmente violenta al punto tale da segnarle come si faceva con gli ebrei. Cioè, questa è una cosa, cioè, secondo me, di grosso scuotimento. Guarda, io ho capito una cosa in questi anni, in questo viaggio, perché ho fatto un viaggio, l'ho fatto io, l'hanno fatto i miei amici, l'ha fatto mia moglie, l'ha fatto Giulia, che è una mia collaboratrice, Con la quale hai scritto con la appunto il quale ho scritto libro. Non diamoci pace, che il problema è culturale. Ci hanno sempre raccontato che appunto la mafia è un fenomeno del sud. Può sembrare banale quando si dicono queste cose, ma in fondo è così. Quando si va nelle scuole e la parola mafia è associata alla Sicilia, la parola mafia è associata alla Campania e tutto ciò che avviene sul territorio, prendiamo un esempio, Bologna, che si spara, che si stupra, che si uccide, che Certo. c'è prostituzione, prostituzione molto violenta. Bologna è uno dei mercati più importanti per il traffico, di droga, di cocaina. La coca arriva a Gioia Tauro, poi arriva a Bologna e poi viene smistato in tutto il nord. Per loro quella non è mafia. Per loro quella non È è un'azione di mafia. commercio. È qualcosa che ancora non viene dato appunto la definizione giusta, però non è mafia, quella però non è mafia. E noi siamo andati nelle scuole a raccontare questo. E allora ragazzi, che cos'è mafia in questo paese? Che cosa sono le mafie in questo paese? Sono solo quello che ti raccontano le televisioni. E quando vai nelle scuole e poi là ti rendi conto di quanto è importante il nostro mestiere e non porti i soliti dossier, i dati, le cifre, i numeri. Numeri che a volte sono indecifrabili per un ragazzo, sono difficili anche da capire per una professoressa. Porti a loro un romanzo che in 140 pagine ti racconta quello che tu vivi quotidianamente sulla via, nella mia, tutto lunga la via Emilia, quello che tu vivi nel tuo paradiso che è l'Emilia Romagna. Ti rendi conto che hai centrato, perché poi i ragazzi si incuriosiscono, vogliono sapere, e chi è questo Rocco Infatti, Kurt? Chi è Verle Fuoco? Ma chi è? Chi sono queste persone? E quindi poi fanno un viaggio a ritroso, vanno, studiano le nostre terre, studiano la parte storica, e quindi praticamente si rendono conto che in fondo l'Italia è divisa dal punto di vista politico, perché lo è, certo. ma le mafie l'hanno unita, c'è Le una mafie striscia. tracciano quella linea che fa il collante del Assolutamente. nord col sud, col centro, che per quanto la politica possa separare, però alla fine la mafia, le camorre e le 'ndranghete uniscono Sì, e poi è indissolubilmente. importante dire che, per questo poi il romanzo racconta anche l'antimafia, ogni storia di Assolutamente. mafia c'è chi le contrasta queste mafie. Certo. Ci sono centinaia di ragazzi, la maggior parte sono studenti dei licei universitari, quindi ragazzi che vanno dai 17, 24, 25 anni. Alcuni di questi ragazzi sono venuti qui nella sanità, su questo teatro, hanno fatto uno spettacolo, hanno raccontato le mafie al nord, le mafie in Emilia Romagna, che studiano, passano le notti. Su nelle mansarde a cercare dati, a scoprire chi sono questi personaggi che camminano per i loro paesini. E poi c'è una cosa molto importante che io non smetterò mai di dire. Gli esperti dell'antimafia devono smettere di associare al nord la parola infiltrazione. Infatti. Perché per me un tizio che si chiama Gennaro Esposito, prendo un nome e un cognome tipico del sud, che ha un accento modenese e che si occupa di costruzione edile, è un figlio di quella Gomorra che noi abbiamo vissuto e che viviamo ancora, ma che però Certo. è nato lì al sangue emiliano, all'accento emiliano. Per me quello è radicamento, perché dal punto di vista culturale lui nasce, investe, produce lì su quel territorio, non è infiltrazione, è Assolutamente. radicamento. Questa parola bisogna ripetercela tutti i santissimi giorni. Radicamento. Ma sai, per alcuni è più facile dire infiltrazione che radicamento, ma forse proprio nella totale comprensione di questa parola.
Uno dei capitoli è bellissimo, cioè, me ne sono segnato un paio. La cosa che secondo me incita, invoglia, cioè crea l'attenzione per chi ha letto e chi leggerà questo libro, soprattutto giovane, il fatto che tu sei giovanissimo. Alessandro, quanti anni hai? 20, 27. 27 anni. Allora, lui ha 27 anni, se uno non lo guarda, e tra l'altro da vicino ancora, sembra ancora più giovane, anche se c'è un bambino bellissimo, è sposato, ha fatto delle scelte anche queste coraggiose di costruire, cioè di creare un nucleo familiare. Se uno non guarda Alessandro, dice: come hai fatto tu a 22 anni? Ti sei messo a fare un viaggio con uno, ti sei fatto raccontare delle storie allucinanti, hai voluto necessariamente quella sete di sapere, cioè di chiamare le cose per nome. Cioè, non tutti i nostri giovani purtroppo hanno questa voglia, cioè questo è, e dovrebbe essere invece, mi permetto di dire io, radicato in ognuno di noi, soprattutto adesso, già che per me sono il futuro, non solo il futuro, sono il presente, perché se sanno essere un giusto presente, forse avremo un futuro migliore. Ma guarda, quella famosa punizione che mi diede la professoressa Angela Esposito, in quella punizione la prima cosa che fece la prof ad ogni lezione era comunque farci conoscere gli scritti di Giancarlo Siani. Che cosa è E quando scattato in te? si leggevano quegli scritti e poi si scopre che Giancarlo non è Batman, non è Superman, ma può essere un tuo vicino di casa, e scopri che un ragazzino aveva negli anni 80 quella faccia tosta di fare nomi e cognomi dei boss su un giornale come Il Mattino, ti rendi conto che allora a questo punto l'antimafia non è una cosa difficile, è una cosa che bisogna fare, si deve fare. Questo mi hanno insegnato appunto a teatro, questo mi insegnava la professoressa, che appunto il teatro è un luogo dove noi raccontavamo storie difficili, prendevamo spunti, facciamo spettacoli sul tema della legalità. Pure la prof ci diceva sempre: la verità va raccontata, sempre. Così come lo hanno fatto persone che hanno pagato il prezzo più caro. Quindi la mia fortuna è sempre stata quella di avere comunque dal punto di vista della formazione una scuola sempre presente, cioè l'insegnante c'è sempre stata, che dialogava con mia madre, che è importante. Se un insegnante non dialoga con un genitore, il ragazzo fa difficoltà ad emergere, fa difficoltà ad uscire. E poi, devo dire la verità, l'ho vissuto sulla mia pelle, nel senso che quando io scopro che mia cugina o mio padre sono entrambi affiliati a due clan, in casa o fuori casa, ti dicono che non è vero, oppure minimizzano la cosa. È normale che uno esce quella curiosità che vuole indagare. Io ho indagato su me stesso, sulla mia famiglia, ho indagato su mia cugina. L'hai fatto per strada. Allora, se già parti dal tuo vissuto e indaghi, è normale che diventi il tuo modus operandi per qualsiasi cosa. Quando Alessandro Gallo ha fatto questa ricerca, ha voluto sapere e ha voluto andare oltre le frasi: no, ma non ti preoccupare, tutto a posto, perché se dai, non ti preoccupare, Tutto a ma no, e tu, posto, no, non fate niente, non hanno detto una bugia. preoccupare, bravo, insomma, tutte le solite che si sentono. Invece tu hai detto: no, questa cosa non mi è chiara, tipo, ho bisogno di sapere la verità. Assolutamente, ma perché venivo da quella formazione? Quando ti trovi in terza media una professoressa che ti insegna il valore della verità e lo fa attraverso le scritte di Giancarlo Siani, è normale che tu nella crescita acquisisci appunto quella voglia di curiosità, io lo dico sempre. E quando un giovane che si chiama Alessandro Gallo e che vive e crede e cresce con quelli che erano iscritti Giancarlo e di una prof, la prof Esposito, che ti inculca, ti accompagna, ti rende intriso di legalità e di portare avanti la legalità e fare quell'antimafia che è quella giusta, mi permetto di dire io. Che cosa avviene dentro questo giovane quando invece prende proprio contatto con quello che è veramente Cristina, detta Nikita, e chi è il padre? Non nascondo che sono sempre state cose dolorose, perché comunque si ha a che fare con un mondo che tu pensi debba stare lontano da te, lontano chilometri, anni luce, mentre invece è dentro casa tua. Io l'ho sempre presa con filosofia, nel senso che ho sempre pensato che purtroppo sarà perché sono nato in un quartiere difficile con tante sfumature, no? Il ricco, il povero, il notaio, il ragioniere, l'avvocato, il Certo. criminale, il boss, lo spacciatore, il killer. Ho sempre detto: ok, questo è quello che mi offre il mio quartiere.
devo avere a che fare con tutti, devo ascoltare le storie di tutti. Io per questo non mi sono mai tirato indietro quando bisognava andare da mio padre, quando bisognava andare da mia cugina al colloquio, perché è giusto così, sono comunque sangue del mio sangue. Io non giudico, io voglio solo capire. È il mio mestiere, io racconto, e per raccontare queste storie devo capire perché quelle scelte, devo capire per quale motivo si sceglie a un certo punto della vita di appoggiare un clan, di non godersi la pensione come mio padre e di investire nel traffico della droga, capire come è possibile che mia cugina tutt'oggi nel 2014 è vista come la donna più potente. Cioè, queste cose a me mi hanno sempre colpito e incuriosito, quindi ho sempre vissuto il mio quartiere non in modo disagiato, anzi sempre bene, lo vivo ancora bene. Il fatto di dialogare con tutti, che sia criminale o non, è proprio un mio carattere che ho, quello di ascoltare qualsiasi storia e di farmi ascoltare da chiunque. Io dico sempre che i miei romanzi vendono tantissimo nelle carceri, tantissimo. Io in galera vendo tanto, è una cosa assurda, vendo tantissimo, e quando mi invitano ci vado con molto piacere, perché penso che il mio mestiere è quello di raccontare e di raccogliere storie. Serve appunto ad ascoltare tutti. Questa è una cosa, ho sorriso pensando a quelli che stanno nelle celle, no, colpevoli o meno colpevoli o più colpevoli, chi siamo noi per giudicare, che leggono Alessandro e chissà quanti di loro si rivedono, no? In quelle storie che sono storie vere, che è la verità di un vissuto sulla propria pelle, sulla pelle di un caro, di un conoscente. E quindi diventa... O a Nisida o ai carceri minorili dove spesso vengo invitato. Questo mi capita, che il ragazzo si affeziona alla storia perché si sente suo quel vissuto. Quindi il problema è che ho come l'impressione che poi tutto nasce e finisce lì. Dopo, quando va via lo scrittore, va via il narratore, se ne va, ha fatto il suo show. I ragazzi comunque restano soli, non c'è un buon sistema di rieducazione, gli insegnanti fanno molta fatica a gestire questi ragazzi, che più avanti si va e più criminali sono, entrano sempre con più piccoli e già con le idee ben chiare. Quindi fin quando non c'è uno Stato che ha come priorità l'educazione alla legalità, come priorità il contrasto alle mafie, educatori, insegnanti, guardie, direttori fanno davvero fatica a fare il proprio lavoro. È una cosa complessa, sì. Io dico sempre che, come del resto hai detto tu, l'ha raccontato Mario in altre interviste, la cultura è l'azione di fare teatro, ecco, di leggere, ma anche di accompagnarli a poter produrre loro qualcosa. Però da solo non basta, perché ci sarebbe bisogno anche di una rivisitazione di tutto ciò che potrebbe essere un sistema carcerario, un sistema di legalità, un sistema di educazione alla legalità, che sicuramente forse oggi ancora non si è capaci di fare. Entrare in un carcere perché si va a raccontare una storia scritta, e entrare in un carcere perché sai che di lì a poco incontrerai un caro. Quello che ti è successo e quello che ti succede ancora oggi. Ma io ormai mi sono abituato ad entrare e uscire, quindi devo dire la verità, non... È bello che hai detto entrare e uscire, quasi come se fosse lui il detenuto. Nel senso che non trovo più difficoltà. All'inizio è stato difficile i primi 2-3 incontri, poi dopo mi sono tranquillamente, come dire, ho preso il ritmo, ho preso il giro, quindi se si entra per un incontro, si entra per conoscere un caro, ormai è diventata quasi casa. Nel senso buono del termine, quindi... Allora, Scimmie è scritto liberamente ispirato a Giancarlo Siani, bellissimo. Come è uscito fuori da tutta la conoscenza, dalla tua professoressa, dagli scritti, dalle letture, questa voglia prorompente di raccontare questi giovani, queste realtà, è lui? Ma a me andava di raccontare un romanzo per tutti quei ragazzi che appunto avevano bisogno di conoscere la storia della Camorra, quindi gli anni 80, gli anni 90, conoscere il punto d'inizio, quello più feroce, quello dei Cutoliani, quello dei Casalesi,
E quindi avevo appunto pensato di ambientare gran parte della mia adolescenza negli anni Ottanta e raccontare un po' un percorso quasi autobiografico. Poi durante la scrittura mi sono detto, ma c'era questo personaggio che si chiamava Gianluca, è nato tutto l'istinto, io non avevo scritto un romanzo per Giancarlo Sia. E che questo Gianluca appunto compariva ogni tanto nei racconti. E che mi sono detto, ok, ma allora se devo dare un valore autobiografico a questo testo, allora è giusto che questo Gianluca diventi Giancarlo. E Certo, quindi c'è anche stato perché questo passaggio. era talmente C'era lui che. dentro, non me ne ero manco accorto, nel senso che dico sempre, mentre scrivevo, lo chiamavo Gianluca e poi mi sono trovato appunto Giancarlo. E poi era un romanzo senza titolo, erano un insieme di racconti che io raccontavo nelle scuole, appunto per raccontare la Camorra. E il titolo poi mi fu consigliato da Mario Gelardi, lesse le prime pagine e disse chiamalo Scimmie. Io credo che sia un titolo Adatto. proprio giusto, perché forse è il modo più giusto per rappresentarli. Tu hai scritto tanto, hai detto prima sei un attore, scrittore, attore, regista, sempre nonostante i suoi giovanissimi anni. Oggi sei papà, hai un piccolo galletto, come diciamo affettuosamente noi tutti. Che cosa racconterai a tuo figlio? Ah, io sto scrivendo un romanzo. Perfetto, che sarà intitolato dedicato a lui. Sì, ogni capitolo racconta un anno. Ora sto scrivendo il primo capitolo perché è il primo anno, quando scriverò 12. A 18 anni farò questo regalo a mio figlio. E al di là del regalo scritto, giorno per giorno, appena lui insomma inizierà a chiederti a leggere, a vedere, che cosa gli direi nell'immediatezza prima di consegnargli questo tuo regalo. No, io invece quando mi chiederà qualcosa so già che gli lascerò il romanzo, perché gli faccio fare un po' lo stesso mio percorso. Io ho cominciato a leggere, quindi farò in questo modo. Questo sto scrivendo il romanzo. Allora, noi nel salutarci, perché tra un po' insomma inizia lo spettacolo, quindi Alessandro deve insomma un attimo riprendersi con gli altri, ti ringraziamo, ti abbiamo la promessa comunque di rivederci, e vorrei che tu per i giovani di Rotti Vitale, anche di Federico, che sapevano di questa intervista, insomma sono interessati, consigliassi il modo più giusto per fare del proprio vivere un'azione veramente di antimafia, ma non perché dobbiamo dire che tu fai antimafia, ma perché sicuramente il tuo fare, le tue scelte sono un contrasto all'illegalità. Non è da tutti a 20 anni decidere di andare a raccontare la propria storia, di andare nelle carceri, di seguire dei viaggi per poter conoscere fino in fondo le verità per poi metterle in un libro. Quindi dare la possibilità a tutti di ascoltare, no? Il giusto modo di capire che cos'è Camorra, che cos'è 'ndrangheta, che cos'è mafia, perché purtroppo tanti che millantano di essere quelli che fanno l'antimafia non sanno neanche che cosa sono queste parole. Sono soltanto le parole messe lì perché servono a riempire la bocca in un discorso che spesso non vale niente. No, Troppo complesso. è una domanda molto facile, nel senso di capire che l'antimafia non è solo un'azione quotidiana. L'antimafia deve essere anche un'azione che abbia un valore intellettuale. Quindi consiglio a tutti di leggere, di cominciare a conoscere Pippo Fava e di capire che forse c'è più bisogno di simboli legati appunto alla cultura che a simboli legati ai movimenti dell'antimafia. C'è bisogno che l'antimafia divenga qualcosa, come dire, un'azione culturale. E per farlo consiglio di partire da là, da Pippo Fava, dai siciliani. Allora, dai siciliani Pippo Fava, abbiamo Alessandro Gallo. Io ringrazio tantissimo Alessandro per il tempo che ci ha dedicato. Ci rivediamo spesso con lui e devo ancora una volta ringraziare Mario Gerardi che ci ha concesso di essere qui nel Nuovo Teatro Sanità, dove invito tutti a venire a seguire questi giovani, a quello che fa Mario, che fa semplicemente la cosa più giusta, regala cultura, insegna cultura e fa sì che tutti possano avere riscatto, come del resto hai scelto anche di fare tu. Grazie. Grazie.